Un allevamento abusivo di cinghiali e lepri è stato scoperto in località Sant'Onofrio, all'Aquila, dal nucleo forestale dei Carabinieri, che ha denunciato ovviamente il titolare, un 32enne del posto. I militari del CITES, Commercio Internazionale delle Specie di Fauna e Flora Minacciate di Estinzione, durante i controlli, insieme a quelli della stazione dell'Aquila, hanno sequestrato un esemplare femmina di cinghiale e 11 esemplari di lepre. Il Tribunale dell'Aquila ha convalidato il sequestro preventivo. Il titolare dell'allevamento, scoperto lo scorso mese a seguito di un annuncio di vendita su internet e rintracciato dopo tutti gli accertamenti, è stato deferito all'autorità giudiziaria del capoluogo per la presunta detenzione illegale di questi animali, soprattutto del cinghiale, che oltre ad appartenere alla fauna non cacciabile in questo periodo, fa parte di una specie considerata pericolosa per la salute e la pubblica incolumità. I militari all'atto del controllo hanno richiesto ma non hanno trovato nessuna autorizzazione, né quella prefettizia né quella regionale prevista dalla legge, cioè le norme per la protezione della fauna selvatica omoterma e per il prelievo venatorio.